Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, io mi occuperò di uno dei romanzi di Morselli, cioè Divertimento 1889, che è il penultimo libro di Morselli. L'ultimo, come avete sentito, come sapete tutti, è Dissipazio HG. Questo Divertimento 1889 è un libro felice, un libro in cui Morselli sembra così solare, così pieno di entusiasmo per quello che ci sta raccontando, leggero, aggettivo che poco si adatta a Morselli, ma che è leggero nel senso calviniano, come scopriremo dopo, in cui ci parla di una storia semplice, apparentemente una storia semplice, perché quello che vi voglio sottolineare prima di arrivare al clou, cioè a questo romanzo, è che si inserisce dentro la problematica che Morselli sta sviluppando da sempre, che è una delle sue problematiche pregnanti, preferite, che è il rapporto con la storia. Nei romanzi di Morselli c'è questa grande tematica che è antichissima, perché se noi andiamo dietro nel tempo, fin dagli anni 1953-56, quindi un giovane Morselli, noi scopriamo che il giovane Morselli si occupava già di storia quando scriveva Cesare e i pirati e Cose d'Italia. Queste due opere che non sono state pubblicate autonomamente, ma che sono conosciute. Cesare e i pirati era nato come pièce teatrale e si rifà a un episodio storico, cioè si rifà a una citazione di Plutarco e poi anche di Svetonio, che ci racconta un particolare della vita di Cesare, un particolare storico della vita di Cesare, vale a dire Cesare che viene catturato dai pirati, va a finire sull'isola di Farmacussa e da lì poi dovrà organizzare il suo riscatto e la sua vendetta. È un episodio storico che però lui sceglie in dettaglio. Perché? Cosa gli serve questo vecchio lavoro suo, ma già premonitore? Gli serve perché attraverso il personaggio in dettaglio di Cesare, lui vuol sottolineare l'importanza della utopia dei pensieri di Cesare, la solitudine di Cesare su quell'isola, il momento di volontà quasi di cambiamento della sua vita. Cioè vuole raccontarci il tema del possibile, come avrebbe potuto cambiare la vita di Giulio Cesare, che poi, dopo la vendetta, rientrerà nella Realpolitik e tornerà ad essere quello che è. Molto importante, perché è il tema del possibile, è il tema dell'utopia già annunciata allora, così come farà in Cose d'Italia, in cui ipotizza nel 39 l'incontro tra il Duce e Mussolini e Hitler, e si chiede che cosa sarebbe successo se invece dell'alleanza tra Mussolini e il Duce Mussolini avesse scelto gli inglesi per ragioni economiche, perché gli inglesi gli avrebbero poi progettato di lavorare libero nel Mediterraneo, ma se Mussolini avesse fatto questa scelta sarebbe cambiata la storia, sarebbe cambiato il futuro, non avremmo avuto la seconda guerra mondiale, quindi costruisce la controstoria. Allora, se voi pensate che sono gli anni iniziali di Morselli, ha già ipotizzato due linee di rapporto con la storia. La prima è l'utopia, ma il ritorno alla realtà. È la tesi del comunista, se ci pensate bene, il ritorno alla realtà. Il comunista, quando Morselli nel 64, conoscendo molto bene, molto analiticamente la storia del Partito Comunista in Italia, ricostruisce l'ambiente, la situazione
all'interno dell'Italia, attraverso una figura, il protagonista Walter Ferranini, il quale dopo il congresso dell'Unione Sovietica, dopo la sperimentazione dei fatti d'Ungheria, va in crisi come va in crisi la maggioranza degli utopisti che pensavano al comunismo in Italia, e quindi su questa linea di crisi costruisce una individualità nuova che mette in discussione la realtà e l'utopia. Cioè, realismo e fantasia, non per niente è il titolo di uno dei saggi di Morselli, sono le due variabili che lui prende all'inizio come ipotesi della storia. Quando arriva a scrivere il contropassato prossimo, cioè quando inserisce l'ucronia dentro la sua visione della storia, che gli ho detto parte da lontano, ha rielaborato questa tesi, che è diventata per lui importantissima, è diventata fondamentale ed è diventata una controstoria. Quindi la controstoria intesa come rifiuto del fatalismo, dell'irresponsabilità e l'inserimento invece della utopia, il ventaglio dei possibili all'interno della storia. Il contropassato prossimo mette in discussione la fine della prima guerra mondiale, inventa, per così dire, che cosa sarebbe successo se i tedeschi, gli austriaci fossero entrati in Italia aggirando il nostro esercito, dilagando attraverso la pianura padana, e quindi da lì in Francia, e dalla Francia questo radicale mutamento della storia sarebbe arrivato in Inghilterra e in tutto il mondo. Quindi ipotizza un'immaginaria storia, che è controstoria e che è davvero una ucronia. L'ucronia è la grande, come si posso dire, approdo del modo di concepire la storia. Dopo questo esempio di Morselli, noi avremo in Italia altri elementi di storia come ucronia. Li abbiamo in Buzzati, li abbiamo in Luciano Bianciardi. Cioè, dopo di lui la strada viene tracciata, ma è lui che intuisce la forza della ucronia, la forza di questo romanzo, ed è consapevole, tanto che all'interno del romanzo c'è questo intermezzo critico di cui ci ha parlato la nostra relatrice, che è proprio una meditazione su una ipotesi interpretativa della storia. Allora vi voglio dire che la storia è una cosa importantissima per Morselli e che c'è un'articolazione nel modo di avvicinarsi alla storia, una articolazione che è sconosciuta, diciamo, in Italia, dove quando si parla di romanzo storico si parla del romanzo alla Manzoni oppure del romanzo verista come romanzo storico. Per lui invece la concezione della storia è una smitizzazione dei fatti. Morselli non crede proprio per niente che il fatto sia qualcosa di incontestabile, crede invece a possibili variazioni della storia, ed è un modo di concepire la storia che viene da una cultura europea, forse è uno dei motivi anche per cui poco è stato considerato, viene da una lettura approfondita, per esempio, della letteratura francese. Quando intitola questo romanzo Divertimento, 1889, notate la finezza, ci mette una data, 1889, vale a dire, noi sappiamo in quale periodo sta ambientando la sua storia. 1889 non è una data culminante o precisa nella storia italiana, però il 1889 è il passaggio del secolo. In Italia abbiamo il passaggio del governo Crispi-Giolitti, abbiamo la politica coloniale, abbiamo il trattato di Uccelli, abbiamo la nascita del Partito Socialismo,
Quindi il fatto che lui ci dica, certo, è la Belle Époque, ma forse la Belle Époque è da mettere quel punto interrogativo. Quale Belle Époque? La Belle Époque storica è questa di cui ci parla, 1889, che gli permette di ricostruire l'ambiente, la situazione, stati d'animo di un periodo storico. E lo chiama divertimento, vi dicevo, ma la parola divertimento, che noi in italiano intendiamo come gioco, come scherzo, lui lo prende pari pari dai francesi, la prende da Pascal, la prende nel suo significato etimo-filosofico, quindi, lo prende nel suo significato etimologico, divertere, andare in un'altra direzione, che è la sua teoria della storia come possibile, che è la sua teoria della storia come il ventaglio dei possibili, la frase di Hegel, quindi un'altra volta vi dice quale cultura sta dietro. E dietro c'è la lettura di Musil, c'è l'uomo senza qualità di Musil, e ricordate che non solo aveva scritto il saggio su Proust e del sentimento, ma aveva in mente di scrivere il saggio su Musil, un altro autore che lui ama moltissimo. E Musil gli parla del possibile, gli parla del futuro come ipotesi del possibile. Quindi un'altra volta è una cultura non italiana quella che lui cita. C'è sicuramente una lettura di Thomas Mann, questa letteratura tedesca che lui conosce, che lui ama, che ha praticato, e anche Thomas Mann parla di meccanismi che entrano nella storia, che fluttano verso l'incerto, che fluttano verso il fortuito. Lo abbiamo questa testimonianza anche nelle lettere, per esempio la lettera ad Arpino dirà questa esigenza del possibile, questa esigenza del dubbio, dell'incertezza della storia. Insomma, Morselli non crede che la storia sia davvero una storia meccanicistica, oppure che ci sia una fede assoluta nel rapporto causa-effetto. È il dettaglio che conta, è l'inserimento dell'individuo quello che gli piace moltissimo e che gli fa vedere come anche l'assenza delle cause possano in qualche modo spiegare come stanno andando le cose. Questo è quello che sta dietro Morselli, quindi l'ho detto con grande velocità, ma ognuno di questi romanzi richiederebbe una riflessione ad hoc. È quello che gli sta dietro quando lui arriva a Divertimento 1889, che tra questi romanzi nuovi di Morselli è stato giudicato frettolosamente come il meno impegnato. Diciamo che Morselli ce l'ha messa tutta perché noi lo giudicassimo meno impegnato. Primo col titolo, vi ho detto, l'ha chiamato Divertimento, e poi scopriamo che Divertimento invece è un'altra cosa. Ci ha aggiunto una data, e va bene, e questo però ci poteva dare una direzione superficiale e divagante. Ci ha messo un finale, permettetemi, che è davvero un finale che trae in inganno, perché il finale è fatto così. Cara lettrice, e notate l'ironia di Morselli, si rivolge alle donne, si sa che le donne sono meno interessate alla storia e molto più alle storie sentimentali o più o meno erotiche, come in effetti c'è dentro nel romanzo. Cara lettrice, la storia che hai avuto sott'occhio, arcaica ed ingenua come questo mio rivolgermi a te, non va più in là di quello che dice. Verosimile ed inconsistente, è lui che lo parla, verosimile ed inconsistente, è circoscritto alle sue caminiere, fioriere, corriere, vaporiere, la Belle Époque, quindi. Storia semplice, che non implica niente e che non insegna niente. Ti sto scoraggiando, lettrice, non pensare che chissà che cosa ho fatto.
è un libro che consuma e gode l'evasione intenzionalmente, dunque candidamente, che di favole abbiamo sempre bisogno e il mito in questione ne vale un altro. Questo, col suo linguaggio specifico, io ho tentato di imitare. Ha messo le mani avanti, ma è così ironico che davvero un lettore non può essere così sprovveduto da prenderlo sul serio. Così come lo capiamo, in questo altro indizio che lui ci sta dicendo, l'inizio di Divertimento 1889, che è un magnifico inizio, cioè, c'è un incipit che è un capolavoro. Ombrellini, bianchi, grigi, rose, bianchi. Per lui, alla finestra, i parasoli sono un fiume. Da anni, c'è chi dice, da decenni, il 1° luglio a Monza fa temporale. Allora, chi sta parlando, chi sta guardando? È il protagonista, che è re, scopriamo, Umberto I, che dalla reggia di Monza sta guardando fuori mentre piove e vede ombrelli, ombrellini, bianchi, grigi e rosa. Sembra un racconto gioioso, sembra un paesaggio ilare, semplice, come dice lui, in realtà sono ombrelli ed ombrellini, cioè sono cupole. Sotto la cupola c'è la pioggia, il fango e il re che la sta guardando. Quindi una grande metafora ci sta dicendo, ci dà la semplicità del romanzo, del tema, e nello stesso tempo ci avvisa, non mi prendere troppo sul serio, perché dietro questo racconto c'è qualcosa d'altro che voglio che tu scopra. E lo scopriamo subito quando vediamo come è fatto il romanzo, che è diviso in due parti. La prima, che è il ventaglio dei possibili, notate il titolo, hegeliano, e la seconda, una coppia a mezzadria. Il ventaglio dei possibili, cioè c'è tutta un'attendibilità storico che lui costruisce nel raccontarci una storia. Com'è questa storia? Tutto sommato è una storia semplice, ha ragione, è una storia semplice. Vale a dire, stiamo parlando di un re, in questo caso è Umberto I, re Umberto I, intorno ai 45 anni, stufo del mestiere che fa, non ne può proprio più, si sente un impiegato che va avanti e indietro per l'Italia, senza poter decidere niente, perché il re regna ma non governa, e quindi si sente come una specie di burattino della situazione, però inchiodato dall'etichetta, dalla corte, dalla burocrazia, da tutto quello che segue la sua posizione di re, e che vorrebbe proprio cambiare, vorrebbe capire che cos'è la libertà, vorrebbe provare un'esperienza da uomo comune, uno che non deve rendere conto alle guardie del corpo, che non deve rendere conto ai politici che vengono a chiedere poi udienza da lui, che non deve giustificarsi. E guarda caso, gli capita un'occasione, perché è l'occasione che fa la storia, non la causa e l'effetto, dice Morselli. Sono i particolari che cambiano la storia. E qual è l'occasione? È che uno dei suoi ufficiali, il Bigliotti, gli prospetta un affare privato, privato, cioè la possibilità di vendere la sua tenuta, una sua tenuta, che si trova nel Monferrato, che lui manco ha visto e non sa neanche esattamente quanto è grande, quanto è lunga, quanto vale la pena di tenerlo o no, se ne è disinteressato sempre. Bene, ha questa possibilità di vendere questa tenuta privatamente a una ricca signora svizzera, con Krupp, vedova Krupp, quindi ricchissima,
concedersi questo capriccio di avere un possedimento italiano. Purché avvenga privatamente, purché avvenga in solitudine, senza che lui debba rendere conto a tutto l'apparato di Stato di che cosa sta facendo. Egli gli occhi, gli dà retta e organizza l'affare, cioè vale a dire facciamo questo affare e andiamo in Svizzera a trattare con la signora vedova Prüppa. Il re ci sta, è un'avventura, è un momento liberatorio, si modifica perfino la capigliatura, si veste da cacciatore, si fa circondare da solo da quattro persone, il suo segretario, il suo medico, un cameriere logicamente e il bigliotti, niente altro. Il viaggio deve essere in regola, quindi passaporto falso, perché deve andare in anonimo, e attraverso il Gottardo la possibilità di arrivare in Svizzera, nel cantone di Uri, dove c'è la vedova che lo sta aspettando. È convintissimo che questa vecchia sia una vecchia vedova, in realtà è una giovane signora rimasta vedova, piacente, elegantissima, la incontrerà in questa avventura, ma mentre se ne va in Svizzera scopre un'infinità di cose. Intanto che la gente comune non viaggia con tutto l'apparato che viaggia lui, ma viaggia su una carrozza qualunque, e addirittura gli può venire una crisi di fobia dell'essere troppo chiuso, che al di là della Svizzera, al di là del Gottardo, c'è una bella pianura in cui si può anche praticare la caccia e salire in alta montagna, cosa che farà con grande gioia, che andrà a dormire in un albergo, qualsiasi, come fanno tutti i borghesi. E qui c'è una precisazione finissima di Morselli su come è fatto l'albergo, come è arredato, la parte in legno, la parte in muratura, la biancheria, il servizio tavola, la lentezza del servizio. La lentezza del servizio a tavola, cioè c'è tutta questa precisazione perché è documentatissimo, non c'è un particolare che non sia veramente, veramente misurato dentro la storia di Morselli. Allora farà tutte queste cose, riuscirà a vendere il suo territorio, il suo terreno. Ne nascerà una serie di avventure sulle quali viene costruito in particolare la seconda parte del romanzo, vale a dire avrà un'avventura erotica con la ricca signora Grupp, avrà una quasi avventura con la fidanzata di Bigliotti, la giovane Clelia, la quale è così ben disposta ad avere un'avventura prematrimoniale e quindi scopre questa libertà qualunque. Scopre che può essere solo, che può andarsene intorno, che può andare a visitare le varie case, le varie luoghi dove si vendono per i turisti. Dovrà svisare, stare lontano da alcuni dubbi, da alcuni rischi, e tra i rischi c'è il fotografo che vorrebbe immortalare le scene, lui non può assolutamente farsi immortalare. C'è un giornalista il quale con una specie di andamento da giallo interessantissimo intuisce che quell'uomo strano deve essere effettivamente qualcuno di molto importante e lancia un articolo di dubbi verso Roma. Dovrà sfuggire alle guardie svizzere perché un esperto com'è si è infilato anche in un posto dove non deve infilarsi e scopre, senza volerlo fare, una specie di mistero di Stato degli svizzeri. A momenti gli succede un incidente con la carrozza che scende dal Gottardo mentre se ne va in giro con questa nuova compagnia. Ecco, scopre che può essere solo, scopre che può essere libero, scopre che cosa vuol dire essere un uomo comune.
e quindi scopre anche che quel suo mestiere che lui giudica facchinesco e inutile, purtroppo lo dovrà riprendere. Lo dovrà riprendere perché ha avuto solo la possibilità di fare una piccola vacanza, una deviazione, cioè sfugge l'impossibilità, non riesce a sfuggire all'impossibilità di essere se stessi. E allora conclude con questa sua pagina divoratrice, guarda il suo taccuino e sul suo taccuino c'è scritto ricordarsi di tornare a casa, sottolineato due volte. Nessuno mi ha disturbato, da Monza a Roma, io ho dimenticato loro, loro hanno dimenticato me, pure bisogna tornare, le mie dimissioni erano provvisorie. Ecco, questo è il finale di questa libertà conquistata così a caro prezzo, che è la libertà dell'uomo comune. È un romanzo bellissimo, vale la pena di leggerlo, ve lo raccomando. Grazie.